Guarda un po', Max, dove ti ho portato. Oh, un Vieni a vedere riparo un dopo tutta po'. questa pioggia, per fortuna. Mannaggia, mi sento le ossa fradice. Aspetta che mi metto qua sotto che Io piova un sono po' tutto meno. fradicio. Mannaggia. Esatto, qua sotto. Ma ti sei accorto dove Dove siamo? siamo Guarda andati? un po' in alto. È stranissimo, qua è tutto Oddio! È la rosso. slitta di Babbo Natale! Ma mi hai portato al villaggio Esatto. degli elfi qua! Al villaggio Esatto, degli e elfi di dato che Babbo siamo in tema. Natale! Oh oh oh! Esatto, e Ma c'è dato una che si cestola! avvicinano le festività. Andiamo a cercare il riparo là Esatto, e sotto! È per mi noi! sembra che ci sia scritto. Diamo un'occhiata, però guardiamola al Lasciami riparo, perché qualcosa. qua mi si stanno. Io ho trovato un libro. Sì, Tu è avevi lì. preso dell'altra roba? Ho No, trovato un un altro libro. libro e basta. Anche tu un libro? Vediamo a chi ci scrive. Sì, esatto. Vediamo chi ci scrive. Ok, apriamolo. Oh, ma questo è Babbo Natale. E sembra di Però sì. è un Babbo Natale. Ma è È lo un po' un Babbo stesso? Natale confuso. Il mio scrive: oh oh oh, Sì, buona allora Pasqua. è lo stesso, è lo stesso. Lo leggo Forse ha io. bevuto un po' troppo. Lo Ma leggo io. è ancora usanza mettere sotto. Per aspettare i regali, il latte e i biscotti. Mi sa che qualche bambino deve aver lasciato latte e grappa. No, grappa e Sì, ma biscotti. Una cosa del lui genere. guarda, pretende di più, pretende del grano quest'anno, non pretende Parla di latte e biscotti? biscotti, non parla di biscotti qua, parla di grano. Forse si è stancato di farsi fare i biscotti. Probabilmente avrà mangiato qualche biscotto avariato, allora. Ha detto, lasciatemi le materie prime. O forse qualche grano diverso. Cosa ne pensi? Penso che Babbo Natale non ha più un soldo. Mi pare che lo dica chiaramente. Purtroppo la crisi ha colpito anche me, quindi niente regali. A meno che non sganciate il grano con affetto Santa. Allora che dici, Marco? Ci diamo da fare? A nostro modo, sì. Potremmo collaborare a Io. trovare qualcosa? Esatto. Ci dividiamo l'incarico. Io credo che andrò a fare visita a qualche gioielleria o qualche banca particolare. In questo Vedrò periodo di anch'io che sicuro. cosa potrò fare. Che dici, possiamo Credo iniziare a che in questo partire periodo allora, sì. Io andare. direi di sì. Andiamo? Già, questa volta Pronti per salveremo il l'avventura? Natale. Salveremo il Natale. Esatto. Boh. Esatto. Una missione semplice, dai. Buona avventura, Marco. Ciao ciao, io parto. Ok, allora ci troviamo qua con il grano che abbiamo Ci trovato. ritroviamo poi Va qua, va bene? bene. Ciao ciao. Ehi Ciao ciao. là! Allora, siamo qui con qualche amico, o che ho trovato per strada, qualche amichetta, diciamo, insomma, per affrontare questa avventura e cercare di vedere se riusciamo a recuperare qualche soldo. Non so, Marco, dove sei andato, ma noi Serve cercheremo di fare il qualcosa? possibile qua, in mezzo a Sì. questi Sì. rettili. Insomma, sono qua. Sono fatto un salto a Riften, in Skyrim, per cercare Sì. di trovare qualcosa. Mi ha detto che Novità. qua c'è una guilda dei ladri. Vediamo se riesco a recuperare un po' di soldi, diciamo. Fate Mi ha detto di l'amore come parlare una con. tigre dai denti a sciabola. Sì, dovrei parlare con Bene, lui. ragazzo. Pronto a guadagnare qualche moneta? Sono pronto. Mi ha detto che Bene. devo fare Aspetta delle che crei il cose diversivo e per poi fammi diventare vedere che uno sai di fare. quelli tosti, diciamo, insomma. Oh, chiedo Allora, scusa, mio. Venite, venite tutti qui. Ho devo qualcosa di rubare un incredibile da anello, mi hanno mostrarvi che detto. chiede la Allora, vostra quindi noi. attenzione. Venite tutti. È questo che devo. Scassi, ne proviamo. Semplice, speriamo di avere sufficienti grimaldelli. Ecco, infatti, già iniziamo bene. Non so se siamo proprio portati per questo mestiere. Barba, dai. Un altro po'. Oh! Ed era semplice, ma non lo so io. Forzia di Made. Ah, pure. No, un po' più in su. Tipo così.
Ce l'abbiamo fatta. Scassinare. Anello d'argento di Madesi. Già che ci siamo, prendiamo un po' di soldi. Perché qua ci hanno detto di chiudiamo la porta scorrevole come se fosse Cosa niente. c'è, Ciao, Stefan? vi presento Chloe. Non ti muovere. Ma Chi che. sei? Stai Questa è zitta. un'occasione rara. Non voglio Insomma. che tu la perda. Ma. Ti prego. Perché Per fate favore, state mi qua? Ma serve il non dovete senso. Non ascoltarlo. ti chiedo Vabbè. altro, non Porca dire. In realtà era radice di mirna tritata e unita con l'acqua. Ah, devo lasciare Eravamo l'anello di trattato Madesi a solo di Brand malinteso, Shay, ma che è lui, stavolta Brand sono Shay, mi sicuro. pare. Signore e signori, No, lui è lasciate che Madesi, e cosa Brand serve Shay chi è, il sangue scusa? di Falco? Grelka? Oh, È uno lui, sta Brand Shay, cercando degli oddio. elfi della neve. Proprio loro. Dobbiamo lasciargli l'anello, porca miseria. Allora, adesso vediamo se ci sgamano o meno. Speriamo di no. Non ci hanno sgamato. Credo che il mio tempo è scaduto. C'è Tornate uno domani, speziale in avete città, trovato? sì. Ma si trova Sì, sulla ah, cascella ma anche del no. record di tempo. Pare che abbia Dunque, scelto la persona giusta per questo Sì, incarico. vedi. Quanti soldi mi dai? Ecco il tuo pagamento, come promesso. Il prezzo di Come vanno le cose allevatore qui è un sollievo, che tutto sia proceduto secondo i piani, senza grossi intoppi. Splendide suppellette. Comprerò una corazza e non avrai problemi. Ah, ultimamente 100? la Ma mia porca organizzazione miseria, non ma quella navica di in buoni Anello acque. valeva di Ma più. immagino sia così che funzioni. Ma non preoccuparti, hai fatto un buon lavoro. E come se non bastasse, c'è ancora molto da fare. Se credi di Pure. esserne in grado. Ma io volevo la grana, scusa. Gilli rari e ninnoli di grasse d'amorra. Certo. Va bene allora. Vediamo che sai fare. Il gruppo che rappresento ha la sua residenza nel Ratway, sotto Riften. Una taverna chiamata Caraffa Logora. Arrivaci senza morire. E vedremo cosa sei in grado di fare davvero. Ma che barba però, cioè nel senso. Ti piace vivere? Allora perché rischiare? Ma. Va bene, ti farò divertire un altro po'. Avanti. Ma io non lo so, tutti di Apro corba. Il mio cibo è il Devo andare giù migliore di sotto nelle Skype. fogne. Perfettamente Ma fresco, come scusa, ti rendi conto? Certo, sono uno sporco mendicante. Perché mai dovresti rivolgermi la parola? Ma ti stavo parlando, infatti. Ma insomma, Dovresti ascoltare il porca vento. Ora, miseria. Qua mi dicono di andare giù nelle stavo dicendo fogne, che mannaggia. non è Proviamo a vedere se risolviamo qualcosa di più comodo qua in una taverna. C'è un sacco di gente, no? Insomma, vedremo. Sì, livello 15, ma perché ho iniziato dopo. Cioè, un'altra partita, insomma. Ti ho già detto che Shadr non mi deve nulla. Ora lasciami in Vediamo pace. tipo lui. Hai l'aria di Larga da me, qualcuno a cui dunque. serve un cicchetto. Cosa ne dici di Ma stai rubare le acque al zitto, mercato? porca miseria. Vediamo questa qua. Hai intenzione di tenere a posto le mani? Sì? Ma non si può fare niente in sto posto. Se hai il denaro. Vediamo. 9 monete d'oro. Questo vale un sacco. 24%. Oddio, Vediamo il no, ma. tuo conto. Porca Altrimenti miseria, non. cavati di torno. Ci sono delle monete, ci sono delle monete. Cosa posso portarti? Idromele? Vino? Stai vedendo. Stai vedendo 26, ma. Cioè, Stai ma stiamo cercando scherzando? un posto dove 12? Ma che stare. cazzo? Ma Sono ancora qui. cioè, Coronis, ma ti rendi conto? Sto Sono dietro parlando di con te. te. Ma. Mi guardi? Oh, ti rendi conto? Ma. È un lavoro da Cerchi mendicanti qua. lavoro? Scusa, Ho lui c'ha bisogno di qualcosa in recapitare tasca. un C'è messaggio a quest'altro Silvio che mi Rovonero. guarda. Tieni le mani a posto. Ma porca miseria, non si può fare niente qua. Non è, mi hanno detto che c'è tutti i ladri, tante cose, care cose. C'è della roba qua. Formaggio. Oddio, qua c'è di nuovo da scassinare. Kick Kaiser. Cioè, nel senso. Ruba da. Nessun oggetto. Ma. Porca miseria, ma ti rendi. Ma Talen J, ma. Che.
io non lo so, cioè nel senso è tardi adesso, dobbiamo trovare qualcosa in fretta, porca miseria, sennò cosa ci possiamo mica far battere da Marco? Non so neanche dove sia andato, lui ha detto che andava a qualche gioielleria. Questa è pure scalza, ma porca miseria, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Scalza, ma... Cosa faccia... Chloe, cosa che... Ah, lei è Andiamo. Jola Hill. Cosa... Cribio diamine facciamo, ragazze? Sono dietro di te. Sei dietro di me? Allora, aspetta, vediamo un attimo se c'è qualche suggerimento qua. Allora, mi dicono provando no, ma sono già tornato... Vabbè. Parla con il capo. Trova una donna. Ah, ecco, mi avevano dato una taglia interessante su quella. Quindi raggiungi questo luogo. Dov'è questo luogo, innanzitutto? Cos'è qua? Trova Brignolf. No, non voglio trovare Brignolf alla Caraffalogora adesso, scusa. Mi devo andare nelle fogne, porca miseria, ma ti rendi, cioè, nel senso, ma... Qua devo andare. Accampamento del flusso interrotto. Ci si arriva in qualche modo? No. Facciamo un viaggio rapido qua, allora. Sì. Oh! Ragazzi! Dopo un'infinità di tempo siamo arrivati. Forse è meglio... Ecco, magari non... Già rilevato. Ah, ma no, non siamo già là, porca miseria. Mi stavo... confondendo, mannaggia. Lì pescetti. Allora, prendiamo qualcosina, giusto da... essere sguarniti e fare insomma un saltino giusto non l'ho neanche sentito ma che non c'era un attimo fa Chloe qua davanti Chloe oh, facciamoci una corsetta al chiaro di luna. Di qua devo andare. Mi sembra che la musica voglia dirmi qualcosa. E mi sembra che quello sia... Saltava fuori, scusa, questo affare. Spriggan. Va bene, io là ho seccato un tizio, eh. Cioè, voi vi divertite qua con questi baffarini. Ma... Vediamo, vediamo. C'è qualcuno? No? Toc toc, si può? Allo? Dove corri? C'è qualcuno qua dietro. Cos'è quella roba là dietro? Credo di non volerlo sapere. Eccola. Porca miseria che mi si buttano sempre in mezzo ai piedi queste donnicciole. Dov'è? Ma cioè nel senso... E quindi... Ah, ma devo andare da sotto poi. Però c'è un... Fracco di roba qua, c'è della roba da prendere?
Vendiamo tutto, abbiamo bisogno di grano. Un po' di grano, dicono. Grano, grano, grano. Allora, qui tutto. Censuriamo. Non ce n'erano altri? Sì, ecco qua. Sei uomo, vero? Ok. E qua, ma ne avevo seccato uno qua, mi sembrava bene. Di averne seccato uno. Boh, che Kaiser di fine ha fatto? Solo tre erano, ma che... Diamine di... questa vale un... No, non vale un Kaiser di niente. Pesa un sacco, non vale un Kaiser. Mi sembrava che valesse tanto, cioè nel senso, una Pro Bosch... Vabbè. Andiamo a vedere qua chi è che rompe le scatole. Non metterci tre ore. Ecco, grazie. Toc toc, sono venuto con alcuni amici. Questa forse è una trappola, ma io ho un'abilità che mi permette di non attivare. Ciao, sei cattivo o sei buono? Qualcuno mi dice che sei un po' cattivo, eh? Hai fatto la cattiva, quindi niente regali di Natale. Ma vabbè. Sentite, siete sempre un po' troppo... ecco. Manesche. L'ho aperto con la chiave, avevo preso anche una chiave probabilmente, quindi... Non mi piace la piega che sta prendendo la situazione. Infatti, aspetta. Lasciatemene uno! Ma boh, io non lo so, non... No, capo dei banditi, voglio la bimba qua. Censura. Ho bisogno di darti un po' di roba, perché ho troppa roba qua. Insomma, allora, scarichiamo un po' di roba. Prendi sta roba, qua, qua. Le frecce elfiche, la mazza d'accia, pure questo, via. Tutto via, ma porcheria. Vendiamo tutto poi, non ti preoccupare, andiamo poi dopo alla casa super OP. Sì, lo ammetto, è una casa un po' cittona, ma un po' di mod ci stanno sempre bene su Sky, a mio parere. Vabbè, ognuno pensa quello che pensa. Però comunque ho già trovato roba molto più interessante. Ma se prendi pure quello, leggi anche la breve storia dell'impero. Lo lasciamo poi a casa. Un grimaldello? Servono sempre quelli. Non ce n'era un altro qua da qualche parte? No, però c'è un forziere. E questo è sempre molto interessante. Poi dobbiamo recuperare una taglia, non dimentichiamocelo. Questo mi interessa discretamente. Un mucchio di sali. Avevo aperto l'unico che era vuoto. Delle mele. Prendiamo anche il sale. Prendiamo anche il... Prendiamo tutto. Nettare delle forze. Borsa di monete. Sì, 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 dammi tutto. Anche il pugno. Vino. Argento. Pozio a ferro. Rapporto della commissione imperiale sul disastro di Yonit. Non so cosa sia, ma prenderò trasmutazione. Lo leggerò in un secondo momento, perché adesso siamo di fretta, insomma. Ferro grezzo, dammi. Stivali di pelle. Biografia di Barenzia. Questo anche, dammi. La breve storia dell'impero. Anche que... Vino, ho visto il vino. Vino. Vino! Come dice il... Proboscide di Mammut, sempre come l'altra, ma...
zanne, prendiamo. Le zanne valgono un sacco. Dammi anche queste proboscidi. Tanto spazio ce n'è. E se non ce n'è, lo diamo alle bimbe. Usa form. No, nessuno. Mi sto facendo scappare. Ah no, questo è quello che ho visto prima. Money. Herbs count money. Sì, l'ho preso. Perfetto. Qua c'è qualcosa? C'è niente. Però qua c'è un baule. Basilare. No, credo fosse vuoto. Perfetto. Grandio. Sì, dammi tutto. Chloe o Vixen? Vixen. Vixen è quella con gli stivali. Li l'ho fatti io. Visto che belli. Anche questa robetta l'ho fatta io. È un po' troppo succinta, però è in mancanza d'altro. Uno si accontenta, diciamo. Qua cosa c'è? Delle trappole, va bene. Che succede? Oddio, dove sono finito? Ma io l'avevo finita questa roba. Credo che sia un posto un po' pericoloso, però togliamo. No, ci sono dei soldi là. Non morirmi. Borsa di monete. Là c'è un'altra, ci arrivi? Senza ucciderti. 24, perfetto. Ma porca miseria! Chloe via, Kartika via. Per favore. Attenzione. Ecco, i follower sono carini fin tanto che non si mettono in mezzo ai piedi. Allora, qua ci siamo, andiamo via. Via di qua, che si... Preso, via, 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 via. Diamocene via assolutamente, perché qua quello che ci serviva l'abbiamo preso. No, prendiamo anche delle corone insanguinata. Tanto per... ste zanne, sì, via, vendiamo tutto. Di qua siamo passati? Da dove arrivavamo? Da qui. Scusi signorina, ma io devo prendere sta roba che c'è qua sopra. E lo so, scusa, ma è caduto tutto. C'è una pozza. No, non è una pozza, vabbè. Cos'è che c'è qua? Estrai minerale. No, non è, mi pare il momento. Minatori. Li facciamo in un secondo luogo, diciamo. Dobbiamo. Siamo di fretta, ragazze. Dietro di me. Vit. Vabbè, le altre arriveranno, insomma. Però mi hanno detto soprattutto che bisogna andare a portare il malloppo a un certo tizio. A chi bisogna andare a portarlo? Proventus Avenici. Chi sarà questo Proventus Avenici? Se non sbaglio è quello di Wind. Come si chiama? Whiterun. Io li confondo sempre Winterhold e Whiterun. Whiterun dobbiamo andare. Sì, andiamo a Whiterun. E riscutiamo la tassa, cioè nel senso la taglia, perché cioè ci siamo fatti un mazzo tanto proprio. Che poi mi dicevano di andare alla confraternita, alla gilda. Abbiamo già ucciso un drago, possiamo ucciderne un altro. Beh, qua cioè proprio i banditi sono pieni di soldi, vai là, spacchi due facce, guardi le bimbe, insomma, che spaccano due facce proprio così e... Ed è fatta, insomma, cioè ti godi lo spettacolo, mangi due popcorn. Sì, però sto fumo ha anche un po' rotto. Ecco, dai. Insomma, ok. Allora, scusatemi, sto cercando Proventus Avenici, sai dov'è? Sì, Sera. Non ti perdo di vista. Ma non me ne
po' frega di me. Cioè, nel senso, forse è qua su? Di qua. Allora andiamo agli alloggi dello Jarl. Spero che lo Jarl non si offenda. Cioè, nel senso, in fondo siamo il suo Thane. Lunga vita al Thane. Eccolo! Io sono il sovrintendente Give dello me the money! Eccellente, ci hai reso un grande servizio. Ecco la tua ricompensa. Ma porca miseria. Sentite, va... la tua visita a Dragon Ridge. Vado a vendere sta roba perché... 100, ma... Va a giocare con le serrature da un'altra parte o avremo dei problemi. Ma ti spacco la faccia, ma... Ma io non lo so se ti rendi conto, ma... Serrature a me, cioè io sono su un livello proprio diverso, cioè tu non riesci neanche a immaginare il livello a cui siamo qua. C'è proprio, stiamo salvando il Natale, ma voi sapete cosa c'è, cioè infedeli, blasfemi. Scusate, un attacco di tosse. Credo che ci convenga andare a vendere tutto sto ambaradan, ma io direi che a questo punto, ragazze, ma porca miseria, hai abbandonato il fango della mortalità. Questo uomo prima o poi lo uccide. Disobbedendo alle leggi è come se disobbedissi. Dicevo, bei bimbi, diciamo che la roba la venderò poi e ci vediamo direttamente poi con Marco. Io il mio lavoro l'ho fatto qui da Whiterun, da Chloe, Yola Hill, Kartika, Coronis e per ultima ma non meno importante Vixen e Mazzetes. È tutto, noi ci vediamo. Buon Natale. Ciao!